Cosa sono le micosi? Le micosi sono delle infezioni che però non sono sostenute, causate da virus e batteri, ma da altri microrganismi che sono definiti funghi. In realtà anche i funghi poi sono classificati in altre sottoclassificazioni, però vabbè, funghi ci capiamo perfettamente. Teniamo presente che come per i virus e per i batteri, anche i funghi sono presenti di norma nel nostro organismo e mantengono un equilibrio perfetto con lo stesso. Quando è che si manifesta la patologia? O quando abbiamo un abbassamento delle nostre difese immunitarie, per cui quello che normalmente c'è prende il sopravvento e si altera l'equilibrio, oppure, e questo capita tra l'altro anche per virus e batteri, oppure quando sovraggiungono nel nostro organismo dei funghi, in questo caso particolarmente patologici, che quindi di solito non gestiamo. Come possiamo infettarci? L'infezione avviene tra persona e persona, però avviene anche attraverso gli animali e attraverso gli oggetti, quindi i funghi si trasmettono anche attraverso l'acqua, tant'è vero che una buona parte di micosi si manifesta anche frequentando le piscine e andando a mare. Le micosi sono in realtà molto complesse, cioè nel senso che non ne abbiamo una sola. Poi diciamo, in altri incontri parleremo anche entreremo più nello specifico, però in generale quelle più comuni sono quelle delle unghie, cioè le cosiddette onicomicosi, che hanno quel caratteristico aspetto molto sgradevole, il piede d'atleta, quando abbiamo questa pelle che tende a macerarsi, caratteristica perché è andato spesso in piscina o in palestra, soprattutto negli anni passati, e poi abbiamo quella della cute che a volte prende anche il cuoio capelluto e diventa abbastanza sgradevole anche da un punto di vista estetico. Quali sono le cause? Sicuramente la scarsa igiene sia dei posti sia delle persone. Poi un sistema immunitario, come dicevamo prima, che in alcuni casi può abbassare le proprie capacità di difendersi e quindi fa in modo che ci sia facilmente una sovrapposizione di infezioni, tant'è vero che nei soggetti, ad esempio, con AIDS, le micosi sono le prime patologie che si manifestano, e chiaramente i contatti continuativi con questi posti facilitano tutto questo. Il quadro clinico, l'abbiamo detto, è abbastanza variegato, dipende dalle situazioni. A livello abbiamo sicuramente una perdita dei peli, purtroppo in testa una perdita dei capelli, abbiamo queste caratteristiche, le unghie che diventano gialle, insomma, tendono a cadere. Quindi le micosi sono sgradevoli da vedere, oppure molto caratteristiche queste forti macchie sulla pelle quando abbiamo appunto il cosiddetto fungo da mare. La terapia com'è? La terapia è locale inizialmente, quindi creme a base di antimicotici, una buona igiene, attenzione a cambiare spesso le asciugamani perché sono molto infettive. Nei casi più gravi, purtroppo, per combatterle bisogna utilizzare anche dei farmaci per via orale o attraverso l'intramuscolo nel caso in cui appunto sono particolarmente aggressive. Grazie, alla prossima.